Un fuggi-fuggi generale, tanta tantissima paura la scorsa notte a Manfredonia durante la festa patronale, quando c'è stato un agguato tra la folla ai danni di un pregiudicato di 46 anni, Giovanni Latorre, che è stato ferito ad una gamba. Le sue condizioni di salute sono buone, nessun'altra persona è rimasta ferita. Al momento della sparatoria, intorno alle 2 della notte, c'era molta gente al Luna Park allestito alla periferia della città in vista della festa patronale. Era da poco finito lo spettacolo di fuochi pirotecnici e gli spari hanno seminato il panico tra la gente che è fuggita cercando riparo. Le indagini sono affidate alla polizia. Latorre ha precedenti per rissa, lesioni personali e porto illegale di armi da fuoco. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, la sparatoria non sarebbe riconducibile alla criminalità organizzata. Gli inquirenti sono sulle tracce di un 24enne con il quale pare ci sia stato un litigio poco prima. Condanno fermamente non solo il gesto, ma la logica criminale di arroganza che sta dietro adesso, invitando la parte buona di Manfredonia a non farsi scoraggiare né continuare a fare il bene nel difendere i valori sani e fondanti. È duro il commento dell'arcivescovo di Manfredonia Vieste e San Giovanni Rotondo, padre Franco Moscone. Sparare ad un uomo è già di per sé un atto abominevole che va contro ogni principio etico, ma farlo poi in mezzo alla folla di famiglie con bambini e di giovani intenti a divertirsi lo rende ancora più esecrabile. In attesa che si faccia chiarezza sull'accaduto, sottolinea ancora padre Moscone, invito tutti i manfredoniani a non farsi imbrigliare dalla paura, a non farsi trascinare in questo vortice di odio, ma a resistere e a opporsi fermamente a questa logica di morte che invece di costruire ferisce e uccide, conclude Moscone, si opponga alla violenza, allo stile disarmante della pace e della reciproca comprensione.